tutte e due, solo uno. Ma tutte e due, quando finisco, quando la stampa qua finisce di disturbare. No, allora, cosa combinate? Ancora a rompere le palle a San Domenico? A San Domenico. Sì. Abbiamo depositato oggi un'interpellanza all'assessore della cultura, in cui chiediamo una serie di informazioni che ci aiutino a capire cosa è successo nel bilancio del San Domenico. Il bilancio di San Domenico non è stato approvato poco tempo fa e quello che sta succedendo è che l'amministrazione vuol far passare per personalismi o diatribe quasi di carattere personali dei problemi che invece sono di metodo e di merito ben specifici. Allora noi chiediamo, abbiamo chiesto ad esempio quali sono le conseguenze di un bilancio non approvato, cioè la fondazione può continuare ad agire adesso, quali impegni di spesa può assumere adesso a fronte di un bilancio non approvato e quali sono le conseguenze di tutto questo, cioè perché si è arrivati al bilancio non approvato. Chiediamo i contratti del direttore artistico, chiediamo i contratti del coordinatore didattico, chiediamo il patrimonio, qual è il patrimonio della fondazione. Di prassi c'è che tutte le volte che c'è una mostra in fondazione l'artista lascia un'opera. Chiediamo conto di avere un inventario dettagliato di questo. Quindi adesso il rischio è che si blocchi l'attività del teatro, della fondazione. Quello che a noi interessa è non accettiamo la semplice surroga del consigliere dimissionario. Che non è comunque arrivata. Perché lì è successo qualcosa e dobbiamo capire cosa è successo. Quali sono i problemi del bilancio della fondazione? C'è un'interpellanza con una dozzina di domande, sono 6 o 7 pagine di interpellanza, e chiediamo all'assessore alla cultura che pubblicamente risponda a queste cose, perché non è un fatto di consiglieri, non è che dobbiamo sapere noi quello che succede a San Domenico. I cittadini mettono 400.000 euro nel San Domenico, mettono le strutture, perché tutta la struttura, il teatro, il mercato austro-ungarico è comunale, quindi ce la mettiamo noi, e i cittadini devono avere queste risposte qua. Quindi chiediamo all'assessore alla cultura che interceda presso il San Domenico e fornisca pubblicamente queste risposte che hanno diritto di avere. Ok, ma adesso così in soldoni, che succede con un consigliere che si è dimesso? Ma il consigliere lui si è dimesso. All'interno del CDA ha dichiarato di essersi dimesso, però per quanto ne sappiamo noi le dimissioni non sono ancora arrivate al Consiglio Comunale, perché le dimissioni devono arrivare al Consiglio Comunale, non devono arrivare al CDA. L'ha nominato il Consiglio e pertanto devono arrivare qua, anche da statuto richiamato così. La particolarità di questa interrogazione qua è, siccome ci sono molti dubbi che sono nati non tanto da un'invenzione nostra ovviamente, ma dalle dichiarazioni che vengono riportate all'interno di questa interrogazione molto prolissa, sono nati sostanzialmente dalle dichiarazioni fatte dai due consiglieri, e ricordiamo uno di maggioranza e uno di minoranza, all'interno del CDA di San Domenico. E visto che la questione è abbastanza delicata, importante, soprattutto si va a toccare quelli che sono soldi e patrimoni, l'interrogazione verrà mandata anche alla Corte dei Conti come segnalazione al momento. Una volta ricevute anche le risposte da parte dell'assessore, valuteremo anche l'idea di fare un esposto sia a quell'ente ma anche ad altri enti preposti proprio al controllo e garanzia come enti terzi, perché vogliamo vederci chiaro, perché nel San Domenico ci sono troppe cose che non ci sono state dette, e quindi se bisogna ricorrere anche a questi mezzi ricorreremo anche a questi mezzi. Ok, un'ultima cosa magari un po' provocatoria: a questo punto sarebbe meglio rifare ex novo il CDA e cambiare tutto? Poi da un po' che state battendo su strada che si dimetta, insomma, che si cambi. Sì, ma se ci fosse la dimissione di tutti i membri del CDA, siamo anche d'accordo. Dimissione di tutti i membri del CDA, ma risposte anche a tutte queste domande qua, certo. Perché non vogliamo rimettere lì altre persone che poi la minestra come quella di prima. Che fa finta di niente, cioè il problema è adesso. Ma il metodo con cui viene comunque condotta la cosa è il metodo con cui viene creato il CDA. Secondo voi è corretto? Potrebbe essere fatto in maniera diversa? Va valutato tutto, perché l'apporto dei privati di cui tanto si parla in questa fondazione è veramente minimo. È circa un decimo dell'apporto comunale. Veramente un minimo. Grosso modo, sì. Rispetto ai dati che abbiamo in mano noi, anche lì. Secondo noi adesso va capito precisamente cosa succede lì dentro. Quali sono i problemi strutturali di bilancio, di patrimonio, i dipendenti, quali contratti hanno. Una volta compreso questo e fatto chiarito che il metodo che si sta utilizzando il Presidente non è quello corretto, perché lui ha carattere, ha potere esecutivo, quindi il CDA deve dare mandato al Presidente di fare una cosa.
Noi quello che chiediamo all'interpellanza è di verificare che le convenzioni, ad esempio, siano state firmate dopo una delibera del CDA e non prima. Una volta chiarito che il metodo è sbagliato, una volta chiariti i problemi strutturali del San Domenico, allora si può parlare anche del carattere sociale del San Domenico, se è giusto che sia in parte privata, completamente pubblica, se vada rivisto il metodo di nomina dei consiglieri, eccetera, eccetera. Ma prima dobbiamo capire quali sono i problemi che ci sono lì dentro. Va bene, grazie. Grazie a te.